Ah, qui siamo in un cimitero. Bello. Sempre queste ambientazioni così gioviali. Arma, arma, arma. Per questa non ce l'ho. È un mitra. Bello. Andiamo, andiamo, andiamo. Probabilmente adesso mi servivano. Pure secondo me. Dai, no, però. No. Bentornati su Tubo Nubo, Nabbi e Nabbi, qui Drizzo, e prima di cominciare vi ricordo che siamo in tantissimi su Tubo Nubo, per contenuti anche molto diversi, quindi se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e premete sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Sapevate inoltre che andiamo in live su Twitch tutti i giorni dal lunedì al venerdì? Questo infatti è un estratto di una live e se volete venirci a trovare in diretta o se volete vedere i contenuti per intero, trovate il link al canale Twitch qui sotto in descrizione. Questo video infatti è un estratto della Horror Night che solitamente facciamo il venerdì sera, dove giochiamo giochi horror per far spaventare la povera Tris. Quindi siate delle brutte persone come me e ridete di quanto è facilmente spaventabile. E con questo è tutto, buona visione. Vabbè, attenzione all'urlo di Tris. Boo! Dai. Ma non muoiono, non muoiono! Addirittura lievita, cioè cosa sei? Sembro io in Overwatch che nell'attesa di ogni partita devo vandalizzare il posto. Sì, ma... Vai qua, spari all'impazzata dappertutto, non ti frega. Più che altro perché con le armi speciali hai proiettili contati. Sì, tra l'altro sta già sul rosso. Ah, e questo qua è il manicomio, quello dove arriviamo. Sì, ah! Oh mio. E c'era quel bersaglio, non ti piaceva? Ha! Bello però. Wow. Là c'è un'altra arma, quale conviene, mo? E che cazzo allora ne so. Te ne stanno dando un boato. Dove cazzo sei uscito fuori? Guarda come li evitano! Ok, 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 ok. No, 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 scusate, questo è stato boh così. Ero troppo suscettibile. Poi ci stavano i mostroni, ma quello è un altro discorso. Mamma mia, ma questi veramente si fanno esplodere da soli. Ah! Che cazzo, io sto già guardando l'altro lato. Sei morto? Sono morto, sì. L'ho preso? L'hai preso. Arma là sopra. Ok. Vabbè, questo un pochino me lo aspettavo, quindi dai. Occhio da quella porta lì perché... C'è un uomo!
Dai, c'è lo gnomo, fammelo prendere lo gnomo. Ma non sprecare i colpi. Preso. Quindi in realtà ti stanno dicendo occhio perché boss fight. Regasto sudà. Ah, ma è lui che deve ammazzare? Regasto sudà. No, quella era scaricata. Non credo che sia molto facile da uccidere. Più che altro, cioè, si muove in una velocità della luce. Morirà prima o poi? Mio Dio. Ah, vedi cosa fa sta cosa. Dove cazzo stai, mo? Ma questa cosa, a parte che sembra che faccia il verso di una gallina. Ma mi stai combinando addosso! Ma che schifo! Oh mio Dio! Ciao! Ah, queste sono le amiche tue che si sono trasformate in vadingo. Sì! No, 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 all'indietro, no, prendi i cosi, prendi i cosi. Aspetta. Bravissimo. Cazzo è là sopra! Ma l'immortale! Ma che ne so io? Non li vedo se guardo in basso! Culo. Occhio sempre sopra. Vabbè, in realtà questa parte non è particolarmente... Pensi, ma perché poi ti vuole ammazzare, però ti spinge indietro col carro in modo che ti allontani? Tipiche logiche degli horror, dove l'assassino... In realtà prima di uccidere fa 372.000 giri. Allora, in verità io non so se tu hai giocato Until Dawn, quello, il videogioco proprio. E la peppa! Perché in Until Dawn in realtà lui non ti vuole uccidere, perché lui è l'amico tuo mascherato. No, ma io credo che questo è tipo il prequel di Until Dawn ed è... La leggenda dell'assassino di cui parlano. No, è lui che si fa le pippe mentali, perché lo vedi che noi siamo in un coso psichiatrico. Perché fino all'alba? Questo non l'ho mai capito. Perché loro... era... all'alba. Mamma mia, che schifo! All'alba i soccorsi si sarebbero addormentati e loro sarebbero sopravvissuti. Praticamente questi vadingo. No, ma pure perché loro in realtà sono tipo bloccati in una tormenta di neve dentro a questa villa sul cucuzzolo di una montagna. Tipo all'alba arrivano i soccorsi, perché loro riescono a contattare tramite una radio i soccorsi, ma purtroppo a causa della tempesta non, prima dell'alba, prima che insomma si sciolga un po' la neve col sole, non riescono ad arrivare i soccorsi. Quindi... Perché i vadingo in realtà non è che hanno paura del sole. Cazzo sono questi ragni? Ma infatti, allora, i ragni non ci sono delle prove. Però vabbè.
Così per gradire. No, infatti dei ragni no, non ho, dei schifo. Ragni non ho paura. Che schifo, no dai, che schifo, non che sono... schifo. Mi sposto. Che schifo. Non no, sono... mi sposto pure qua, no dai. E là... Sono aracnofobica, quello no. Fortunatamente, perché se no mettici pure quello, Tate. Cioè, che cazzo campo a fare? Lo sapevo io. Che non ce la faccio a guardare tutto, voi avete una cosa molto più ampia del... Cioè... No dai. Ah. Che cazzo! Dovevo guardare, dimmelo! No. Perdona, ma che quello? Wow! Queste lame! Ma guardi i palesimenti abbassati! Oh mio Dio, questa cosa! No, qua c'è un jumpscare sicuro! Ah no, ok. Ma se finisci le munizioni di tutte le armi poi non ci siamo. No, hai. Posso... Hai le munizioni comunque delle base. Cioè una pistoletta base ce l'hai comunque. Che cosa mi ha colpito? Non ho visto niente! Ti avrà colpito qualcosa dei ragni brutti. Ok, canne mozze. Ma partorisce gente questo tizio, cioè è un cazzo di ragno e partorisce persone. L'hai ucciso? Sì. Che cazzo! Che cazzo! Sì, doveva sparargli sia i bozzoli che aveva sul culo praticamente, sia quando toglieva le zampe da davanti la faccia, doveva sparargli nei punti rossi praticamente. Che cazzo! Prima volta dove Drizzo si spaventa. Ma in realtà credo che più che uno spavento fosse un tipo morite tutti! Così. No, mi ha fatto veramente schifo perché io ce l'avevo addosso. Più che paura, Drizzo ha provato schifo. Quello sì. Queste mi sembrano le miniere. Pure quelle di prima erano le miniere. Metà del gioco è ambientato praticamente nelle miniere. Ma che cazzo è? Ah, sono le due ragazze. Una era diventata un badingo, la sorella di quello là, dell'assassino. Eccolo. Quanto è brutto. Oh
Oddio, che schifo! Sento vibrare tutto, cazzo! Cosa, che cazzo l'altro mi sta colpendo? Non lo so. D'altronde vedo quello che vedi tu in realtà, non è che... Siamo arrivati alla fine? Oh mio Dio, no, cosa c'è? No, io non voglio guardare. Tutte sole. In realtà ti stai praticamente dando fuoco da solo. Alla faccia del tizio, alla faccia del tipo. Ma questa è la sua coda o il suo piede? Ah, non lo so, oddio! Fosse la sua coda, il suo pene, non me lo farei comunque infilare da nessuna parte. Secondo me ti fa saltare le fasi con gli amici dopo un po' che muori. Non ho capito. Che hai detto? Le fasi quelle a terra. Mori.
No, dai, non arriva alla fine. Sperando non sia la fine. Alla fine di questo pezzo almeno. Dici adesso in poi se muori almeno non te lo fanno più rifare. Andiamo! Ok, questo. Wow, questo non riesce a prendere, a spaccare le rotaie. Wow. Ah, ok, non le ha spaccate. Ah, mi penso di sparare al cuore. Al cuore, Osborne! Vibra. Allora sono quelli che vibrano. Oh, oh. Santo cielo. Credo che ci siamo spinti troppo oltre, almeno dalla nostra prospettiva. Però è stata la corsa della tua vita, no? Sto per darti qualcosa che ti aiuterà a rilassarti. Per capire se la procedura ha avuto successo. Mamma mia, siringone. Potremmo doverla provare altre volte per esserne certi. Per arrivare alla radice del problema. Congratulazioni per essere arrivato alla fine del video. Se ti è piaciuto, lascia un like e un commento. Iscriviti anche al canale e attiva la campanella per le notifiche. E se non ti vuoi perdere nessun aggiornamento o novità, seguici su tutti i social linkati in descrizione. L'invasione Nabba è iniziata!